Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Saiuz alla regia e vi aspettiamo su www.radiosaiuz.it. E ora si parte, via! Ok. Linea, onda, onda, onda. Onda, onda, onda. E onda, buonasera onda a tutti gli ascoltatori di radiosaiuz.it. Ed eccoci qui, giunti ormai alla 17esima, ormai il punto interrogativo, puntata di Social Evolution, un programma nato e pensato per conoscere che cosa si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite dalla rete. Questo, come diceva anche questa bellissima sigla, che prima o poi cambierò. Come ogni giovedì vi terremo compagnia dalle ore 22, cioè da adesso, fino alle 23, e tra poco scopriremo anche gli ospiti di questa sera. Intanto ci tenevo a salutare Antonio del Trono di Spade Memes, in quanto è stato ospite appunto la settimana scorsa. È stata una bella puntata in cui io sinceramente ero assolutamente impreparato su tutto ciò che ruota attorno al mondo Trono di Spade, però ho promesso che mi farò una cultura a riguardo. Chiusa parentesi, ovviamente faccio i complimenti a Priscilla e Gianluca, che ovviamente poi tutta la troupe, che lunedì scorso si sono ben cimentati durante la diretta dei Due Compari più Uno, questo programma in cui appunto andiamo a conoscere artisti musicali e non artisti in genere, diciamo così. Ma adesso direi che è giunto il momento di presentare i primi compagni di viaggio di questa sera, ovvero lo staff che mi accompagnerà dal punto di vista tecnico, ovvero l'uomo che rende possibile tutto ciò, come dico sempre, oltre a essere anche addetto alla regia, ovvero Saiuz. Come stai, Saiuzzolo? La settimana scorsa ti sei divertito oppure no? Beh, mi diverto sempre. Buonasera a tutti quanti, buonasera agli ospiti, buonasera al condominio di Radio Saiuz, buonasera al mondo, buonasera, insomma, più che dare la buonasera, insomma, a tutti quelli che andranno a votare, a chi non andrà a votare, chi va in chiesa, chi non va in chiesa, insomma, buonasera. Allora, volevo dire, la settimana scorsa sì, mi sono divertito, questa sera spero altrettanto, perché vedo che ci sono dei baldi giovani e una balda giovinotta, quindi chi vede la web tv la vede, insomma, è presente sulla web tv, quindi insomma non sto dicendo fesserie, insomma, o bugiardie, come si dice. Bugiardie, sono i miei termini. Accademia della Crusca, proprio, sì, va bene. E quindi insomma poco da dire, voglio sentirli perché ho visto poco la loro pagina, mentre anzi andremo in onda, mi andrò a vedere la loro pagina perché non so, ho voglia di fare qualche domanda un po' cattivella questa sera. Ah, ti farei una bellissima. Non lo so, insomma, mi stuzzicate. Esatto, ti farei una cultura. Salutiamo chiaramente anche l'assistente alla regia, testa di caso, che come al solito c'è ma non si vede, e in quanto mi darà una mano e ci darà una mano a dare voce alla chat, a tutte le chat presenti sia su radiosaiuz.it, sia sul canale YouTube e sia ovviamente alla diretta Facebook, perché siamo chiaramente anche in diretta Facebook. Ovviamente ci sono io, come dico sempre, l'ultima ruota del carro, ogni tanto mi cito anche io, ma adesso, caro Saiuzzolo, dopo 4-5 minuti direi che è giunto il momento di entrare nel cuore della diretta e introdurre gli ospiti, che questa sera, udite udite, sono ben tre, caro Saiuzzolo, e quindi salutiamo subito questi baldi giovani Luca e Rosario e Barbara. Ciao ragazzi, come state? Ciao, tutto bene, grazie. Perfetto. Grazie per averci chiamato. Che bello, vedi, è bello quando ci ringraziano subito e non sanno a cosa vanno incontro, è bellissima questa cosa. Ottimo. Dai, scherzi,
Scherzi a parte. Allora, quindi, bella questa cosa che una volta tanto, insomma, siamo anche in video, almeno tu, solo tu, voi, anzi Rosario e Barbara, appunto. Cosa che non sempre ci capita, quindi insomma ci fa anche piacere, così cerchiamo di spremere al massimo Saiuz sotto il profilo tecnico, perché questo è importante. Dai, le solite domande di Rita, partiamo da Barbara per cavalleria. Di dove sei e dove ti trovi? Visto che sono di Roma e mi trovo a casa mia. A casa mia, giustamente. Sì, a casa mia. Abito un po' più fuori Roma, verso Guidonia. Ok, ok. Guidonia in realtà, che è leggermente fuori Roma. Sì, e sì, sì. Niente, qui c'è il Rosario, io invece vengo da Reggio Emilia, sono in gita qui a Roma, sono venuto a trovare Barbara. Hai fatto questa gita fuori mano, vabbè, che comunque andando a Roma e dintorni caschi sempre benissimo, perché sono stato, credo, no, 2 settimane fa, mi sono fatto un bel tour, ho fatto il turista veramente, vabbè, adesso non parliamo di me. Sì, che io verso fine ottobre ormai sto diventando ospite fisso, anche perché molto probabilmente tra qualche mese mi trasferirò qui, quindi insomma. Quindi stai tastando il terreno, tra l'altro da fine ottobre adesso, insomma. Barbara, diglielo che l'ospite dopo 3 giorni è come il pesce, poi puzza, cioè, te lo dico. Ormai qua è andato un mesetto, no, vabbè, scherzi a parte. Ci abbiamo ovviamente dall'altro capo della rete, abbiamo anche Luca. Luca, tu invece di dove sei, dove ti trovi, se le cose coincidono? No, io sono a casa a Bologna e sono di Bologna, quindi proprio Bologna. Perfetto, vicino, abbastanza vicino, tra l'altro, dove sono io, Nonantola, quella metropoli chiamata Nonantola. Esatto, allora, comunque già bella questa cosa che vi siete anche, in questo caso mi riferisco soprattutto a Rosario e Barbara, vi siete anche beccati fisicamente, nel senso che spesso quando invitiamo ospiti, sono più di uno, quindi 3-4 ragazzi, capita veramente di avere 3-4 connessioni diverse, perché sono presenti veramente in vari angoli d'Italia e non solo, quindi insomma in qualche modo dai, ci avete anche facilitato. Da questo punto. Sì, no, vabbè, poi a parte quello, cioè in generale all'interno della pagina ci siamo beccati più o meno tutti almeno una volta fisicamente, insomma, proprio per conoscerci. Sì. Poi vabbè, insomma, ero qui a Roma, quindi ne abbiamo approfittato, insomma, per fare la diretta insieme. Perfetto, vedi, cade a fagiolo. Dai, banda alle ciance, come si chiama questa pagina, Rosario? Dallo chiedo a te, visto che c'avevi la parola. Allora, l'acronimo della pagina è USB, per esteso, esatto. Ufficio SCATS Bipolarismo. Esatto. Il nome è nato, diciamo, dal fatto che volevamo, siccome su Facebook sono presenti già pagine che magari occupano, tra virgolette, il settore primario e secondario, mancava quello del settore terziario. Sì. E quindi abbiamo deciso noi di creare una pagina USB, appunto, perché dà l'idea dell'informatica, che è, diciamo, il fulcro del settore terziario. Sì. E quindi da lì, sai, partiamo USB e dobbiamo trovare 3 parole che facciano riferimento all'acronimo, diciamo. Ufficio, perché il settore terziario principalmente si lavora in ufficio. Scazzo, perché ogni tanto in ufficio ci vuole. Insomma, cazzeggio, oppure insomma, sì, fai dell'altro. Bipolarismo, perché a lavoro si è sempre calmi e insomma si seguono certi dogmi, poi a un certo punto non ce la fai più e magari il tuo animo è totalmente diverso da quello che dimostra lavorare, quindi da lì bipolarismo. Esatto, tra l'altro poi andando a scovare, a leggere anche le informazioni sulla pagina, noto questa cosa che voi scrivete, poi adesso mi direi chi l'ha scritta, perché il lavoro non è un diritto ma un male necessario, e per divertirti un po' ci siamo noi, USB, la tua pausa quotidiana. Questa cosa qui sembra veramente tipo uno slogan tipo Carosello, no? Ma chi è che l'ha avuta idea? Allora, se la memoria non mi inganna, perché comunque la pagina è nata a giugno, dovrebbe essere stato Davide, un nostro collaboratore,
che ci aveva dato quel suggerimento lì. Adesso spero che la memoria non mi inganni, perché dopo magari nella chat di gruppo mi ammazzano se ho detto una cavolata, però dovrebbe essere stato Davide. A Rosà, siamo a novembre, da giugno, se la memoria non mi inganna mi rendo conto. No. Passata di acqua sotto i ponti. Ecco, no, effettivamente, no, scherzi a parte, poi ironizziamo, ma come spesso abbiamo detto in questo programma, quando si parla di rete, i tempi veramente sono, è tutto concentrato, no? Quindi effettivamente in 5 mesi quante cose magari sono capitate, no, in questa pagina. E infatti adesso mi rivolgo anche un pochino a Luca, diamo voce anche a chi sta a Bologna, che sennò lo escludiamo. Luca, questa pagina, come diceva Rosana, in pratica, se ho capito bene, nasce a giugno. Sì, fine giugno. Tu sei stato uno dei primi fondatori oppure ti sei aggregato dopo? No, io e Rosario ed un altro ragazzo che si chiama Andrea siamo stati, diciamo, quelli che hanno avuto l'idea iniziale con cui... Esatto. Ah, e quindi... Sì? Dimmi. E quindi praticamente dopo si sono uniti anche altri ragazzi per darci una mano, anche perché, come dicevi, è tutto abbastanza concentrato e quindi in tre è abbastanza difficile da mandare avanti, ecco. E infatti da quello che mi state raccontando, ma già quando mi avete risposto al mio invito, ho notato proprio questa cosa, che non siete neanche pochi, nel senso che siete, penso, anche ben organizzati a questo punto, perché siete in diversi che seguite questa pagina. Quindi io al momento ho sentito due nomi, a parte i vostri tre, che sono Davide e Andrea, capito bene? E quindi, diciamo, Luca, Rosario, Barbara, Davide, Andrea, ma quanti siete? Cioè, alla fine, in quanti ci lavorate qua dietro? Ci sono, allora, diciamo, ti dico tutti i nomi, tanto... Sì. Ah, se vuoi. Non siamo tantissimi, nel senso, vabbè, appunto, Andrea, io, Barbara, Luca, ci sono due Davide, Diego, sì, e Sebastiano. Perfetto, però nonostante tutto non vi pestate i piedi, mi pare di capire, come dicevi. No, perché comunque fin da subito comunque noi siamo molto organizzati, questo sì, però fin da subito abbiamo detto ai nostri collaboratori che comunque, cioè, questo non è un lavoro, è una sorta di, appunto, un hobby, diciamo, una sorta di un qualcosa per comunque rilassarsi, sì, un passatempo, quindi abbiamo sempre cercato di non fargli pesare tanto questa cosa, e fino adesso devo dire che le cose stanno andando molto bene, perché abbiamo giornate interamente programmate con immagini o tweet che, sì, facciamo noi, quindi è tutto prodotto da noi. È una cosa molto positiva, perché insomma nel web oggi, sì, al giorno d'oggi si frega molto a destra e a manca, quindi noi produciamo tutto da noi, le cose, cioè le immagini o i tweet possono andare bene o possono andare male, ma almeno noi, sì, abbiamo, sì, la consapevolezza, sì, di essere originali, che è una, esatto, cosa che non è da poco, non è da poco, perché, esatto, può sembrare strano, ma invece quello che notiamo spesso, che c'è veramente molto, adesso non dico che si freghino le memes, ma quasi. E, sì, ogni tanto do sempre un occhio all'orario, perché mandiamo il primo brano di questa sera, cari ragazzi, dopodiché ritorniamo con voi, chiaramente daremo spazio anche al lato femminile di questa pagina, nel senso che daremo voce anche a Barbara, che l'abbiamo tenuto un po' in un angolo. E prima però, prima di dire che brano ascolteremo, mi arriva sempre dalla regia questa notizia, perché dobbiamo anche fare un minimo di informazione, allora quando i nostri, mi viene da dire inviati, ma sembra un po' troppo, quando, diciamo, ci informano di certe notizie di una certa gravità, le diamo in tempo reale. Caro Saius, che notizia mi stai passando? Perché lo sto leggendo adesso, però non l'ho ben capita. Quindi, allora, la notizia... Scrivi che in Piemonte c'è allarme rosso. Sì, la notizia ci è stata passata da Massimo Bonella di pianetaoggitv.net, perché ci sono due cose importanti. Uno, perché l'allarme rosso, sai che in Piemonte ci stanno questi allagamenti e si stanno allagando, insomma, un po' tutto con queste piogge. Sì, sì, sì. E poi invece che al largo di El Salvador c'è stato un violentissimo sisma di 7.2. Comunque è rientrato anche l'allarme del maremoto, perché si prevedevano che ci fosse stato un maremoto, insomma, sarebbe arrivata st'onda anomala
se la vogliamo chiamare così. Sai, mi hai dato solo brutte notizie, però va bene, no? Ok, giustamente. Purtroppo quando capitano queste notizie così, certo, diamo giriamo, anche perché. Certo. No, hai fatto. Per hai cercare fatto un attimino di fare informazione, perché Radio Saiuz sai benissimo che è anche informazione, grazie appunto alla parte giornalistica della testata giornalistica Pianeta OCTV, insomma, riusciamo a fare anche questo lavoro. Esatto, e, caro Saiuz, grazie per l'info. Ringraziamo anche Massimo Bonella che ce le ha passate. E, tornando invece a noi, mandiamo un brano. Questa sera ascolteremo, come di consueto, brani tratti da piattaforme Creative Commons, che sono come Giamenda, appunto, che dove appunto noi reperiamo la maggior parte dei brani, che sono piattaforme in cui le musiche sono fruibili e indipendenti. E questa sera ascoltiamo questo artista spagnolo, giusto, che è Yon Cuyan, sembra quasi una parolaccia. Il primo brano è Carne. Prego, Saiuz. Ci azzeccava questi brani, ci azzeccava, okay, proprio sto nome. Vai, vai con Carne, vai. Perfetto, ritorniamo in diretta. La prossima volta, caro Saiuz, avvisami tra 10 minuti. Prima. Ma sai che mi piace, stasera mi sento cattivo. Ho notato questa cosa. Dicevamo, ritorniamo in diretta, caro Saiuz, 22:18, sempre su radiosaiuz.it con Social Evolution. Questa sera abbiamo ospiti i ragazzi di USB, Ufficio Scazzo e Bipolarismo, che appunto ci stavano iniziando un pochino a raccontare com'era nata questa pagina, e soprattutto io nell'arco di queste settimane che mi sono andato un pochino a scuriosare nei vostri memes e quant'altro, effettivamente ho notato che fate un bel po' di roba. Tornando invece a noi, Barbara, ti do la parola. Ogni tanto giustamente ci vuole. Quando nasce questa pagina? Te l'abbiamo già chiesto, ma l'immagine che utilizzate come non copertina ma immagine di pagina, chi l'ha pensata? Lei non c'era quando l'ho fatta. Ah, tu sei arrivata dopo. Sono entrata in questa pagina 5 minuti
5 minuti fa, un quarto della fa qua. No, era con te. No, vabbè, 2 settimane. No, già quasi un mese. Ah, però neofita proprio del, ho capito. Ed eri già diciamo admin o comunque collaboratrice di altre pagine, oppure questa qua è la prima esperienza, se così possiamo dire? No, non è la prima esperienza questa. No, non avevo mai fatto admin di altre pagine, cose del genere. La prima volta. E come ti sei imbattuta in questi quattro pazzi qui? No, l'ho conosciuto a una festa e poi parlando mi ha detto questa cosa, era una cosa che mi era sempre piaciuta, mi interessava, e quindi poi le ho fatto vedere le mie idee, qualche cosa che potevo fare che mi interessava, comunque delle immagini simpatiche oppure dei tweet simpatici, e quindi poi da lì mi hanno detto di entrare in questa, a far parte di questa famiglia, ecco. E quindi dai, insomma, non è andata male, anche se comunque sei dentro il gruppo da pochissimo, mi pare di capire. Sì. Quindi chi mi risponde? Dai, cambiamo un pochino. Luca, chi ha creato questa immagine? Esatto. L'ha creata Sebastiano, quindi uno dei nostri ragazzi, proprio all'inizio. Quindi abbiamo tutti buttato un po' giù l'idea e lui l'ha messa, diciamo, bene a livello grafico. Ah, infatti tra l'altro mi arriva adesso dalla chat che Sebastiano Betti su Facebook scrive che l'ha fatta lui, guarda, proprio siete arrivati insieme. Non voglio togliere il merito. Assolutamente, ci mancherebbe. Non ti prenderai tu questo merito. Senti, a proposito di chat, non ho salutato, che mi è sfuggito, non è vero, l'avrei citati. Gianluca che ci sta ascoltando, e anche Federico che ormai ci ha salutato 20 minuti fa e non avevo ancora appunto salutato. Tra l'altro Federico ci chiedeva anche quanti siete in tutto a lavorare dietro alla pagina. Io ho perso il conto, cosa siete in 7, 8? Siamo, sì, io, Davide, Luca, io, Andrea, Barbara, Diego e Sebastiano, 9. Ok, perfetto. Insomma, un bel gruppo folto, non c'è che dire. Tornando invece adesso un pochino ai numeri, ridendo e scherzando, avete fatto un bel po' di like, che questa unità di misura che ormai siamo abituati a conoscere sul web, insomma quasi 30.000. Vi aspettavate un così grande successo nell'arco di quelli che sono poi alla fine 5 mesi, oppure anche per voi? Allora, guarda, farei rispondere Luca, perché lui è quello che tiene più dietro le statistiche. Infatti passo la palla a Luca su questo discorso. Sì, io sono il ragioniere e su questo si vede. No, sinceramente in questo tempo non me l'aspettavo, è stata una piacevole sorpresa. Che adesso io non so se, perché prima che l'ho chiesto a Barbara, non l'ho chiesto a voi come esperienze, perché sai, è importante anche capire da dove venite come percorso social, chiaramente non mi riferisco ancora al percorso di vita. Tu avevi avuto esperienze di questo tipo come pagine, oppure sì, anche per te? No, per me non è una prima esperienza, ho iniziato ad aprile di quest'anno comunque, quindi non tanto indietro. Però comunque ho esperienza in altre 5-6 pagine. Insomma, quindi che segui tuttora, oppure le hai lasciate per seguire USB? No, ce ne sono 4 che seguo ancora. Con cui un lavoro a tempo pieno, quindi è un lavoro a tempo pieno questo, non c'è più tempo. Sarebbe la risposta giusta, nel senso che comunque richiede abbastanza tempo, ma come tutti gli hobby poi ci si dedica volentieri senza rendersi conto anche del tempo che passa. Quindi lo si fa anche nei momenti di stacco, come dire, non diventa un peso. Bella questa cosa. A sto punto, Rosario, dai, te lo devo chiedere anche a te. Non volevo farti la stessa domanda, ma tanto ormai ti tocca. E tu invece, che background, usiamo dei termini che fanno figo, che background hai? Non scherzo a fare, da dove... Come Alessandro, anch'io sono partito ad aprile. Più o meno, cioè, ci siamo conosciuti in quel periodo lì, Alessandro. Facciamo parte, siamo dentro quasi le stesse pagine io e lui,
quindi abbiamo sempre lavorato insieme, insieme a quell'altro ragazzo che si chiama Andrea, e abbiamo sempre lavorato insieme noi tre. Dopo appunto abbiamo deciso di creare un qualcosa di nostro, perché comunque bene o male avevamo visto che alcune delle nostre creazioni facevano molti like, appunto per l'unità di misura, per capire se ciò che produci piace oppure no. Siccome le cose andavano bene, abbiamo deciso di aprire una pagina, però devo dire che abbiamo avuto una buona organizzazione, perché prima di partire proprio a pieno regime abbiamo deciso di trovare le persone, di fare il logo, di fare l'immagine di copertina, di essere già pronti per partire, in modo che il progetto poi fosse seguito, perché se partivamo così alla buona, magari poi a un certo punto, appena c'era da decidere qualcosa di sì, più impegnativo, magari lasciavamo tutto per strada. Un SPA, insomma, praticamente, cioè sei una società, sì, per azioni, tu non sei, no, scherzi, no, nel senso che scherzi a parte, sì, comunque è la mentalità veramente, non mi va di dire giusto o sbagliato, perché però è la mentalità adatta per impegnarsi seriamente in un progetto come questo, quindi sì, questa cosa è apprezzabilissima. Sì, sì, impegnarsi senza che la cosa pesi più di tanto, perché appunto per noi la prima cosa è che non c'è, cioè, la gente, che le persone che lavorano con noi non siano, tra virgolette, non si sentano obbligati oppure in dovere di fare per forza qualcosa, cioè noi lo abbiamo sempre detto, se, cioè, perché poi possono capitare periodi dove non hai idee, quindi non produci niente, non riesci a buttare giù niente, quindi lì è essenziale comunque anche gli altri, perché alla fine, ok, ci sono tre figure che sono gli admin, che siamo io, Luca e Andrea, però comunque trattiamo gli altri come se fossero nostri, certo, alla nostra pari, quindi insomma bene o male c'è molta collaborazione, e questo ci rende anche molto funzionali a mio parere, quindi direi questo mi fa anche onore, nel senso che non male veramente. E guardavo, ogni tanto sento sempre in cuffia il rumorino della chat, che effettivamente la chat è abbastanza gremita di vostri collaboratori e anche chiaramente fan. Ce n'è di ogni, nel senso che non so chi dare la palma del più attivo tra Davide Tripodi, che ha scritto tantissime cose, o Sebastiano Betti, perché effettivamente sono noi due che lavorano con noi, Sebastiano e Davide. Davide dice che Rosario ti seguo da sempre. e dicono Fier che dice parliamo degli editor. E dice anche che non è vero, in realtà li schiavizzate. Questa cosa come rispondi a questa critica? Niente, che lo sapevamo che l'avrebbero fatto, ce l'avevano detto che sarebbe stata la rivolta il giorno prima dello sciopero nazionale, hanno fatto la rivolta, quindi tutti e tre adesso stanno facendo i furbi e ci mettono in difficoltà, lo avevano detto. Allora facciamo la grazia, noi li ignoreremo. No, scherzi a parte, ci mancherebbe. No, beh, bella comunque questa cosa. Insomma, fate notare ai ragazzi che il sindacato qui non c'è, e quindi al momento vige. Da domani sono a spasso tutti e tre. Esatto, non dico una dittatura, perché non è corretto, un'oligarchia, ecco, diciamo un'oligarchia, perché se vi in pochi che li caccerete tu. No, beh, scherzo. Tornando a noi, ridendo e scherzando, mentre mi raccontava del tutto, mentre davamo anche spazio chiaramente alla chat, come è giusto fare, e a chi ci sta ascoltando, è già passata mezz'ora di puntata, come succede spessissimo, la puntata va gonfie vele, questo ci fa piacere, vuol dire che ormai siete già entrati nel clima di Radio Science. Parlando un pochino, insomma, di tante altre cose, mi avete raccontato un po' da dove venite, anche come percorso social, ma voi come percorso personale invece, se si può dire chiaramente, cosa fate nella vita, e se si può anche dire quanti anni avete, perché se ogni tanto qualcuno si rifiuta. Io non ho problemi, nel senso, vabbè, parto io. Io ho 22 anni e faccio l'agente di commercio io per il gruppo Buffetti.
Addirittura Spazio Marchette, pubblicità, che bello. No, va bene. No, non ho fatto il nome della ditta, dai. Ho detto solo Buffetti. Esatto, Buffetti, dai, la conosco tutti. Barbara, a fianco a te, che cosa fa nella vita? Allora, io ho 22 anni, anch'io, siamo coetanei. E, niente, adesso sto studiando, sto facendo la scuola di estetista. Sì? Sono al terzo anno e... di finire al meglio e fare quello che mi piace, insomma. Esattamente. Per quello invece che riguarda il nostro Luca da Bologna, Luca, in questa Bologna cosa mi combini? No, io faccio l'impiegato e ho 30 anni. Ma sei un vecchietto. Sì, io nel mondo social sono abbastanza anziano. Eh sì, te siamo quasi coetanei, io ho un anno in più, dai. Tu dirai che mi frega, però ormai l'ho detto. Giustamente, ormai è uscito. No, va bene. Caro Saic, mandiamo il secondo e direi anche penultimo brano della serata, perché l'ultimo lo manderemo chiaramente alla fine. Guarda un po', cosa ci ascoltiamo? Io prima di mandare il brano mi è venuta la voglia di fare... Non mi dare un'altra notizia catastrofica, per piacere. No, perché... per l'amore, no. Volevo fare una domanda ai ragazzi, sì, prima di mandare il brano. La risposta te la danno subito? No, poi ci pensano un attimo, perché addirittura riguarda un'immagine che ho visto sulla pagina Facebook, no? È un post, un'immagine che è stata postata ieri alle 11:36. Addirittura è l'orario, perfetto. Sì, no, ma perché insomma, voglio capire, sai, non, o so io, perché sai, sono un po' anziano, allora. Dice, se al primo appuntamento se al primo appuntamento ti chiede di prendere un caffè, è uno dei tanti, ok, qui ci siamo. Perché poi dice, se ti porta a fare caldarroste e vino novello è quello giusto. Pensateci un attimo, vorrei una risposta su questa immagine. Insomma, ma la domanda qual è esattamente? Perché a fare, cioè, ho messo l'enfasi sulla parola, dai, insomma. Ah, accidenti. Ho capito. Non, allora, non hai capito. Insomma, mentre voi cercate di analizzare, perché io non ce l'ho fatta, analizzare la domanda. Questo di grande fare. Grosso Saic, che è una cosa che fa spesso, va a scuriosare per la pagina dell'ospite e si pone delle domande. Non chiedetemi perché lo fa, però lo fa. Mandiamo il secondo brano di questa sera, che è sempre di questo artista spagnolo che un giorno ascolterò, che è Yon Cuyan. Ma veramente esiste? Perché a me sembra una barzelletta. Ogni tanto mi mandi questi titoli che no, sono nomi che invento io, dai. Ok, quindi il titolo sarà ovviamente in spagnolo, che è Desaparecer, che spagnoleggio. Partito il brano! Fuori un... Conectando mi van.
Ritorniamo in diretta, caro Saius, dopo aver lasciato questa, questa suspense per questo tuo quesito che ha messo in difficoltà un pochino tutto l'ambiente, no, scherzi a parte. In quel punto cercavi, e mi piace questa cosa quando ti metti lì e cerchi di capire le emoticons, le meme, i post e quant'altro. Chi dà una risposta a Saius di voi, ragazzi? Vai tu, Luca. Rosario, proprio cuor di leone. Vai tu, Luca. È bellissima questa cosa. No, va bene, posso andare anch'io. Non c'è problema. Secondo me, la vera risposta è che è un modo dialettale di dire. Di dire l'andare a prendere. Uno dei problemi che abbiamo, anche, cioè, chiamiamolo problema, è riuscire a capire perché abbiamo dei modi di dire diversi, e che è anche una ricchezza poi. Sì. Però delle volte si fa anche un po' fatica a capire. Chiaro. Vedi, sì, Luca, sì. Come è stato sintetico, preciso, esaustivo, così ci piace. Non lo so, io rimango col dubbio. Tu rimani col dubbio. Perché mi piacerebbe, insomma, chi ha postato quell'immagine. Ce l'avete nella chat, perché non sta commentando. Allora, Toso, che sei nella chat. Toso, senti. Lo dico in Veneto. Toso, che sei nella chat. Scrivi in chat, nella chatola, insomma, cosa stavi pensando, va? Esatto. Va bene. Ok, poi dopo gli daremo voce. Tornando invece a noi, facciamo i seri, no, non facciamo mai i seri, però tornando invece a noi, prima Luca parlava appunto che è anche bello, no, questo quando si è in un gruppo di persone abbastanza nutrito, come difatti si provenga anche da parti diverse, quindi ognuna arricchisca, in questo caso la vostra pagina con proprio la sua storia, se vogliamo. E per quello che invece riguarda il rapporto che avete con i fan, con chi vi segue, come tu definireste questo rapporto? Magari diamo un po' la parola anche a Rosario. Come definiresti, Rosario, questo rapporto con i fan, nel senso che capiscono le battute, vi criticano oppure vengono dietro, nel senso che comunque le apprezzano? Come, cosa mi dici? Ecco, diciamo, allora, avendo un pubblico vasto, ovviamente non puoi piacere a tutti, quindi ci sono sia apprezzamento che critica. L'ultima risale a ieri o l'altro ieri, dove abbiamo fatto un'immagine sui ciclisti. Sì. Abbiamo suscitato l'ira di qualche ciclista, ma noi specifichiamo sempre che essendo una pagina che comunque fa immagini che fanno ridere, a turno possono essere presi vari tipi di persone, quindi questa volta sono capitati ciclisti e c'è stato chi ha detto che il problema non sono solo i ciclisti ma sono anche gli automobilisti, non ci piove, cioè da parte nostra Non voleva essere una critica verso i ciclisti, era solamente un'immagine per fare ridere, insomma. Però diciamo che no, il rapporto con i fan è buono, nel senso che anche a livello di posta riceviamo molti messaggi, come ti avevo detto, ciò che accade al lavoro, e alcuni ci mandano anche immagini da pubblicare, insomma abbiamo una buona reattività a livello di commenti e di messaggi. Facendo alcune analisi come le fa Luca, evidenziavamo il fatto che magari ci fossero pochi like rispetto a ciò che è la pagina, però insomma la reazione del pubblico a mio avviso è buona. Sì. Quindi, insomma, diciamo, dai, alla fine tutto bene. Quindi rispondendo anche a un anonimo in chat, anonimo perché ha scritto sulla chat del sito di Radio Sites, che salutiamo, appunto diceva se qualcuno vi aveva mai criticato pesantemente, in qualche modo comunque ci hai risposto, appunto trovando la pagina magari irriverente, anche troppo irriverente, però come appunto dicevi anche tu, tra l'altro Emma Bassi dice dannati ciclisti, ma no, testimonianza, no, e chiude il cerchio. Allora, appunto capita quello, insomma, perché poi alla fine a volte magari si è fatto anche delle immagini prettamente populiste, nel senso proprio dell'idea che si ha un determinato tipo di persona, quindi quello che possono essere i ciclisti, quindi quando uno pensa ai ciclisti pensa a tutti quelli che stanno in mezzo alla strada,
è inevitabile, cioè se io ti dico, cioè, pensi, comune. Esatto, sì, quindi insomma il vecchio sono stati cappello, criticati, ma noi abbiamo sempre risposto in maniera molto, molto calma, comunque abbiamo sempre spiegato che noi non è che ce l'abbiamo con quel tipo di persona o con un altro tipo, è solamente che appunto quando si fanno immagini possono essere presi di mira una volta i ciclisti, una volta gli studenti, una volta i datori di lavoro, quindi insomma è inevitabile che comunque, cioè, a tutti non può piacere mai, cioè è inevitabile questa cosa qui, quindi le critiche per forza, qualcosa qualcuno sempre ce l'avrà da dire, ma ben venga, cioè le critiche sono anche ben accette se costruttive, dove non sono costruttive ovviamente noi rispondiamo in maniera molto calma ed educata dicendo che appunto stavamo solamente facendo un'immagine per far ridere, non eravamo diretti a quelle persone, cioè non volevamo offendere nessuno. Sì, scusami se sorridevo, non è per te, ci mancherebbe, ma era che io, nel frattempo stavo anche leggendo quello che scrivono i vostri fan e anche i collaboratori talvolta in, sulla diretta di Facebook. Persone false, false è bellissimo, è questa cosa, falsi, è veramente geniale. Da, perché, Emma Bassi, veramente complimenti. No, sono ballato via. Siete falsi. Infatti, tanto c'è una pagina. Non voglio mica citare un'altra pagina del, che seguo, però che sicuramente conoscerete, che appunto cinquantenni alle prese con, esatto, non mi ricordo il nome della pagina, dico la verità, bravo, bravissimo, quella è un'altra di quelle pagine effettivamente ironica, che però punta caffè. Proprio a caffè, il caffè, bravissimo, esatto, quella lì, buongiornissimo caffè. E quelle è geniale, hanno fatto un non vengono più le parole questa sera perché c'è troppe chat aperte. Tornando invece a noi, ragazzi, Rosale mi hai raccontato un bel po' di cose, mi state anzi raccontando un bel po' di cose, il tutto condito dalla chat, che veramente è bella animata e ci fa piacere. Da dove venite, cosa fate, il rapporto con i fan, che comunque abbiamo visto che nonostante la vostra sia una pagina diciamo leggera, perché non penso che voi affrontiate particolari tematiche, però capita talvolta di trovare qualcuno come l'esempio del ciclista di prima che appunto può criticare nel suo piccolo. Voi a questa critica rispondete come hai fatto tu adesso, cioè in maniera diplomatica, oppure ti scatta tembolo? No. Molto diplomatica, no, assolutamente, anche perché insomma rispondendo magari in maniera un po' più agitata magari dimostri di avercela veramente con quelle persone, che non è quello che noi pensiamo, nel senso che appunto è un'immagine che ha lo scopo di far ridere, poi ovviamente appunto se viene presa di mira una determinata categoria di persone, per forza quella categoria di persone può prenderla male, quindi però siamo sempre stati molto educati e diplomatici nel rispondere a qualsiasi tipo di critica. Ok, e vi faccio una domanda invece, tra l'altro dai, passo la palla a Luca, che sennò poi lo lasciamo lì nella sua Bologna, che tra l'altro stasera secondo me c'è anche un po' di nebbia, se, per come vedo puoi togliere un po'. Esattamente. Quando parliamo del futuro, carissimo, chiaramente futuro non solo tuo personale, ma anche e soprattutto di questa pagina, poi tu chiaramente segui mezzo Facebook, è tuo praticamente, se, da quello che mi stavi raccontando, ma quando pensiamo al futuro, avete progetti per questa pagina, oppure al momento vi siete organizzati così, andate avanti e poi vedremo più avanti come che cosa il futuro vi proporrà? No, sinceramente al momento è ancora presto per fare grandi progetti, quindi sicuramente in questo momento si va avanti così e si prova a crescere con i fan, poi dopo si vedrà, siamo più per il si vedrà come andrà. Vabbè, mi piace questa, sei proprio molto ragionieri in questa tua analisi, posta secca e via. No, è bella questa cosa, perché effettivamente conciso, chiaro, però dai la tua informazione, questo, anche questo ci piace, perché comunque non lasci nulla al caso. Senti, sempre dalla chat vedo Davide Tripodi che dice: se potete salutare mio cugino, quello che sta in Cina, mi raccomando, perché
L'ho letta prima, anche questa cosa mi ha fatto cadere dalla sedia. Quando mi sono distratto prima, era per questo messaggio, tra l'altro. Emma Bassi dice, Luca amore, va bene? E vabbè, non vado avanti perché sennò veramente passerebbe la serata a leggere la chat, che sono assolutamente ironici, e questo ci piace. Tornando a noi, cari, Barbara, sì. Tocca a te, ti ho lasciato troppo tempo da sola e non va bene, dobbiamo essere un po' cavalieri. Abbiamo capito che è un mesetto che sei all'interno di questo gruppo di pazzi, e insomma, dai, immagino anche tu il tuo contributo con post e quant'altro. Tu invece, quando ti sei aggregato a loro, cosa ti aspettavi? Di farti due risate, sì, e basta? Oppure magari, non so, sperare in qualcosa di diverso, forse, non so. No, alla fine lo scopo della pagina è quella di far ridere, quindi anche di divertirsi, cioè la prima cosa per noi è anche il divertimento personale. Poi ovviamente se abbiamo successo in questa cosa, è un piacere, ovviamente dà comunque un po' di soddisfazione, però ovviamente è sempre per puro divertimento. Poi ovviamente sì, si instaurano anche rapporti umani molto forti tra di noi, e quindi ci si lega, anche se comunque la distanza c'è tra una persona e l'altra, perché siamo tutti un po' sparpagliati. Esatto. Però comunque, insomma, è bello, è come avere una famiglia virtuale, ecco. Effettivamente è vera questa cosa. Lo chiedo sempre a te, come collaborazione con altre pagine, perché spesso notiamo appunto che tra varie pagine ci sono dei scambi, se vogliamo. Ci sono, oppure ci saranno, se avete qualche altro progetto in cantiere? Immagino di sì, considerando che già voi seguite più pagine, appunto. Che cosa, al momento, che collaborazione avete in piedi, se ci sono? Ma dipende, insomma, lì abbiamo preso, cioè lì prendiamo accordi tra vari admin, nel senso non c'è proprio, diciamo, una regola ben precisa sugli spam di immagini o cose del genere. Sì. Diciamo che su Instagram abbiamo un giro più organizzato di spam, su Facebook è un po' più un discorso un po' più, diciamo, complesso, tra virgolette, sempre. Però sì, diciamo che qualche collaborazione ce l'abbiamo con altre pagine, però insomma sono vari accordi che si prendono direttamente con gli admin, quindi non c'è, insomma, la stessa regola tra tutte le pagine, insomma, quando ci spammiamo. Sì, sì, sono tantissime le pagine, poi, sì, sono poche, che... comunque le pagine con cui c'è questo scambio di spam. Esatto. Sì, anche perché poi adesso, da quello che ho capito e da quello che poi ho visto, voi siete originali, no? Nel senso che mi è parso di capire che difficilmente prendete l'immagine di qualcun altro, comunque la rifate e la rimettete sulla vostra di pagina. No, insomma, la regola che abbiamo lì, se prendiamo un'immagine che non sia di un'altra pagina, mettiamo dal web. Non, sì, la spacciamo per nostra, non mettiamo il logo, certo, mettiamo, certo, dal web, proprio perché, sì, insomma, non è una cosa bellissima il fatto, correttissima, di, esatto, beh, insomma, anche questa cosa qualcosa che, sì, produce qualcun altro, perché dà fastidio a noi, perché lo fanno anche con materiale che abbiamo fatto noi, sì, quindi, sì, insomma, dato che a noi dà fastidio, noi non facciamo una cosa che dà fastidio a noi, proprio come non sarebbe giusto, sta. Quindi mettiamo dal web, semplicemente così non abbiamo rubato niente a nessuno. Se invece prendiamo qualcosa che è logato di un'altra pagina, allora citiamo la fonte dalla quale abbiamo preso un'immagine senza problemi. Perfetto. Guardavo ogni tanto, sapete che siamo in radio, siamo su Radio Savius, che comunque, essendo indipendenti, possiamo fare quello che ci pare, come i tempi, non abbiamo stacchi pubblicitari, però mi sembra giusto ogni tanto spezzare mandando appunto il brano, che sarà l'ultimo poi della serata, proprio perché dopo andremo ai saluti finali, siamo già arrivati alla fine, e qui vi farò in realtà l'ultima domanda. Chiaramente non ve l'anticipo, perché sennò sarebbe troppo semplice. E per quello che riguarda Davide Tripodi, però scrive questa cosa, poi ve la chiedo. Luca, di a Rosario di fare Bruno Pizzul. Adesso poi no, mi no. Spiega.
Beh, questo me la spiegherete, anzi no, non me la spiegare, me lo fai direttamente, per piacere. Prima di questo stacco musicale me la devi fare, Rosava. Va bene. Tito. Davvero, dai. Cosa fai? Ti stai concentrando? Lo faccio adesso? Ah, lo adesso, faccio adesso, avevo capito dopo lo stacco. Anzi, no, guarda, sai cosa facciamo? Vediamo Inzaghi! Palo! Fantastica questa cosa. Allora, mandiamo il brano, caro Saiz. Grazie, attenzione a Davide, sempre lì nella chat. Guarda, ma sei uguale, guarda che se chiudo gli occhi veramente lo rivedo lì, fantastico. Allora Saiz, mandiamo un brano? Sì, sì. L'ultimo di questa sera, che è sempre di... È il penultimo, perché l'ultimo chiuderà la serata. Grazie per la tua precisione. Yon Kuyan con Chico Consuerte. Bella questa cosa, manda pure il brano e riprendiamo tra pochi istanti. Esserci goduto Bruno Pizzul, finalmente torniamo in diretta e goduto anche questo brano spagnoleggiante che non ho ancora ascoltato, sai, proprio pensa te che conduttore che sono, non so nemmeno che brani stai mandando, poi l'ascolterò sul podcast. Ricordiamo che questo programma, chiaramente, andando come diretta Facebook, lo potete ritrovare su Facebook, guarda un po', ma anche sul podcast ufficiale di Radio Saiz, che è presente appunto sul canale YouTube Radio Saiz, guarda un po' anche questo. E così chiudo anche lo spazio marchette, tornando invece ai nostri baldi giovani. 22:54 questa sera è volata perché Rosario, Barbara e Luca veramente ci avete raccontato un bel po' di questa pagina. Avete chiaramente citato, come è giusto fare, anche tutti quelli che collaborano, e non sono pochi, a una pagina come la vostra. E vi dico la verità, questa è una di quelle volte in cui mi rapporto con la pagina senza togliere nulla ai precedenti ospiti, chiaramente, ma è una di quelle volte, faccio un po' il serio, si sente, è una di quelle volte in cui vedo veramente che c'è una struttura,
se vogliamo, una, chiamiamolo organigramma, se proprio vogliamo fare un po' gli accenti, perché appunto vi siete un certo numero, tutti quanti danno il proprio contributo senza andare lì a sindacare su chi fa di più e chi fa meno, però effettivamente i numeri si vedono, insomma si vedono, infatti stanno aumentando esponenzialmente. In 5 mesi siete arrivati a 30.000 like, che è veramente tanta roba, tanto anche il lavoro che fate, soprattutto qualitativo. E adesso, carissimi, che siamo sul finire della trasmissione, visto che siamo ai consueti saluti finali, io, come avevo anticipato nel fuori onda, vi chiederei anche di così, come se doveste passare questo testimone a qualche altra pagina Facebook, di consigliarmi una qualche altra punto pagina che noi potremmo portare e porteremo, chi lo sa, sempre in diretta qui su Social Evolution, chiaramente fermo restando tutto ciò che ruota attorno a una pianificazione del calendario. Ho già, diciamo, degli appuntamenti da qui fino a fine anno, però diciamo che nell'anno nuovo qualcosa faremo sicuramente. Prima di passarvi la parola, chiaramente do per l'ultimo, penultima volta voce alla chat, perché non li stavo più considerando. Carol Zago ha scritto di tutto, fate parlare il ragioniere, fammi salutare da Luca, c'è di tutto, cioè vogliamo Davide al prossimo Social Evolution, e la Madonna, c'è veramente di tutto, e il conduttore salutaci, va benissimo, vi saluto carissimi, anzi vi ringrazio anzi della partecipazione. Passo la parola a Rosario, anche perché ormai ti vedo lì, e questa immagine vedo lì che stai, vuoi prendere la parola, quindi io ti passo la parola appunto e ti saluto, magari consigliami qualcuno, prego Rosario. Sì, allora io avrei fatto così, avrei fatto parlare Luca per prima, avrei parlato per ultimo io. Ah sì, va benissimo, guarda, allora fai una cosa, Rosario, comanda tu. Luca, parla Luca. Perfetto, io vado diretto, dico direttamente il nome, terzo degrado, ti consiglio. Perfetto, terzo grado. Luca, sappi che queste sono le ultime parole che hai questa sera, quindi se vuoi anche salutare qualcuno, soprattutto magari i vostri fan, fallo adesso, taci per sempre. No, vai. No, io ringrazio veramente tutti, perché non mi aspettavo questa partecipazione in chat, quindi veramente grazie mille, perché fa veramente piacere. Perfetto, quindi do la parola a Barbara, quindi io direi vaginatariano. Perfetto, vedo che siamo rimasti su un ottimo argomento. E intanto voi che lo dite, io me le sto scrivendo, perché alcune le conosco. Ovviamente, no, ho preso appunti, Rosa, che ridi, scusa. No. Anche te, Barbara, vale la stessa cosa di Luca. Se vuoi salutare, come penso farai, i fan, noi o chi vuoi tu, fallo adesso. Saluta Saiuz, saluta Saiuz, saluta Saiuz. Non parlare di Saiuz. Perfetto, bellissimo. Rosario, tocca a te. Io cito un'altra pagina della quale mi occupo come editor, che Non ci fermeremo perché, che è interessante, fa una pagina principalmente che posta tweet, insomma una pagina buona, interessante. Tra l'altro è una di quelle pagine per salutare l'ultima volta Davide Tripodi e Sebastiano Betti, perché da stasera saranno fuori da USB. ciao bellissimo. Allora passo la parola, chiaramente faccio, mi tengo alla fine come ogni cosa, a Saiuz, che immagino vorrei salutare gli ospiti e gli ascoltatori. Certamente, Luca, ma come hai troncato così all'improvviso? È che è successo qualcosa questa sera? Sento con la voce strana. Sono scivolato dalla sedia. Ah, ecco perché. E allora, volevo ringraziare i ragazzi. E, avevo un'altra domanda, ma dal sito loro, però non posso dire niente. Vabbè, non puoi, hai fatto tutto tu. No, no, diceva c'è la foto del 21 novembre che dice quando pensi. No, la foto del 21 novembre che dice quando pensi di essere un fenomeno in qualcosa, ma nel tentativo di dimostrarlo agli altri ti rendi conto che fai schifo, eccetera, eccetera, come in ogni altra cosa che fai.
mi viene allora, in mente, insomma, vi siete ispirati a qualcuno? L'ha fatta Davide Tripodi, perché lui appunto è bravo a fare questo, cioè niente. È un'autodedica quella lì, ha messo, ha fatto outing, mi sembra, praticamente. Mi okay. sembra che sia l'immagine di Narcos, se non sbaglio. Sì, sì. Dove appunto c'è lui depresso e che non sa fare niente. E Tripodi Davide è famoso per questa cosa qui, per il non sapere fare niente, però non sapendo fare niente fa delle immagini che vanno benissimo. Che bella questa cosa. Ah, ecco, quindi tanto, insomma. Ragazzi, sappiate che comunque questa sera mi avete mandato veramente Saiuz in paranoia. Non l'ho mai visto così attivo su una pagina, andandosi a cercare i significati. Cioè, sembrava Marzullo, tra l'altro, ma va bene. Detto questo, ragazzi, ora scherzi a parte, io ringrazio chiaramente in primis voi, come già ho fatto all'inizio della puntata, per la disponibilità, perché comunque è una cosa che non è da tutti, quindi ci fa piacere. Mi saluto soprattutto gli ascoltatori che appunto questa sera soprattutto si sono veramente dati alla pazza gioia. In particolar modo do un saluto a, aspetta che me lo sono scritto, a Nora Kingsley, perché scrive: conduttore, mi saluti? E va bene, ti saluto. Un attimo. No, vabbè, è bellissima questa cosa. Vedi la rete, come bisogna correre. No, dai, scherzi a parte. Grazie Barbara, Rosario e Luca, perché voi in particolar modo siete grazie. Rappresentato la pagina, la vostra pagina questa sera. E chiaramente Social Evolution non si ferma qui, come ogni giovedì va avanti, quindi questa sera abbiamo avuto questi tre baldi giovani di USB, ufficio scazzo e bipolarismo. Giovedì prossimo avremo un altro ospite, chiaramente seguiteci sulla pagina Facebook di Radio Science questa volta per scoprire e conoscere l'evento che faremo nei prossimi giorni. Detto questo, carissimi, spero di non essermi dimenticato nulla. Ah, scusate, Saiuz, non ho salutato quel grande grosso omone che sta dall'altra parte di questo vetro virtuale, che ridendo e scherzando fa programmi come questo e che quindi dà la possibilità, in questo caso Social Evolution, di farci due chiacchiere, due risate. Altri programmi sono un pochino più impegnati, diciamo così, però diciamo ogni giorno il palinsesto di Radio Science continua a fare o informazione o intrattenimento o quello che vi pare. Scusate, salutiamo, che mi è arrivata in chat testa di caso, che col omino, che come dico sempre c'è ma non si sente, non si vede, che in qualche modo ha cercato di darmi, ripassarmi tutti i messaggi che andavano in chat. Mi sono dilungato anche troppo, mi sto già impappinando come ho fatto ampiamente. Grazie ancora ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo giovedì prossimo sempre con Social Evolution, sempre su radioscience.it. E prima di dire il brano, caro Luca, voglio salutare tutti gli amici del network e salutare gli amministratori, non so come chiamarli, delle radio, le web radio del network, perché insomma tutti amministratori, siamo tutti amministratori di condominio, ecco. Allora, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio da Modena. Ovviamente queste sono tutte web radio del circuito, siamo andati appunto a reti unificate e anche sulla web TV di Radio Science, canale YouTube, Facebook e il canale su radioscience.it. Con questo è tutto. Ah, il podcast su YouTube verrà messo in questi giorni. Godetevi quello che vi trovate su Facebook. Vai Luca! Perfetto, allora l'ultimo brano di questa sera di questo artista, che giuro prima o poi a questo punto mi è venuta la curiosità, me lo andrò a sentire, me lo sono perso, sempre con Yon Kuyan, che sembra più cinese che altro, con come sarà, l'inglese o l'americano? Diciamo Dame, poi vediamo come sarà, se ecco, spagnolo. Basta pronunciarlo come pronuncia Saiuz, non sbagli mai. Ah, quindi Yon Kuyan con Dame. Vai Saiuz, buonanotte, ciao a tutti. Si es la simpleza lo que se traba en mi jeta y lo dije. Después de todo no busco aradames. Y veo sus letras zumbar como bichos bajo la luz. Pero no lo siento, inocentes al hablar.
y digo dame, dame, dame una razón para dejarte en paz, Señor, a escucharte, mírame a los ojos, de qué plan me hablas, y digo dame, dame, dame una razón para dejarte en paz, Señor, a escucharte, mírame a los ojos. Esas miles de almas que pedalean un día más. Creo en los milagros, creo reventar, comiendo lo que otros tiran, inmunda humanidad. Y digo, dame, dame, dame una razón para dejarte en paz, a escucharte, mírame a los ojos, de qué plan me hablas. Y digo, dame, dame, dame una razón para dejarte en paz, y no voy a escucharte, mírame a los ojos. Champán, revuelven los tachos, delivery allá, y si limpian los vidrios, de ellos te confías, y si te piden una moneda, nunca se la vas a dar, y digo, dame, dame, dame una razón para dejarte en paz, y no voy a escucharte, mírame a los ojos, de qué plan me hablas.